Consigliera Sabatini, domani verrà eletto in aula il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Pescara, sarà Francesco Pagnanelli del Partito Democratico. Voi non parteciperete a questa votazione, perché? Il presidente del Consiglio è di fatto già sfiduciato dall'aula, dalla maggioranza dell'aula, perché il consigliere Pagnanelli, dopo uno scontro continuo col consigliere Presutti, è stato deciso, diciamo, dal partito che lui dovesse andare a al ruolo di presidente del Consiglio perché portatore di voti. Dopo questo scontro abbiamo assistito poi a un valzer di incarichi, di spartizioni di poltrone, di ricatti politici da parte dei consiglieri, quindi delle liste civiche, che hanno richiesto, addirittura hanno proposto una candidatura alla presidenza del Consiglio, che però poi si è sciolta al sole nel momento in cui il PD ha iniziato a parlare in maniera separata con tutti i consiglieri delle liste civiche. A quanto pare sembra che tutti oggi siano soddisfatti per aver ottenuto qualcosa. Voi rimproverate anche una mancata partecipazione dell'Aula a questa decisione? È stata assolutamente ignorata l'Aula. Il Presidente del Consiglio ha un ruolo di supervisione e di coordinamento dell'attività consigliare, dovrebbe essere riconosciuto dalla maggior parte dell'Aula. In tutta questa fase non c'è mai stata un'interlocuzione dell'opposizione. Il centrodestra pare dai giornali che avesse addirittura ragionato sulla possibilità di appoggiare Lola Berardi, noi assolutamente no, non l'abbiamo mai neanche ventilata questa ipotesi. Quello che emerge è che comunque per stare a fianco al sindaco Alessandrini ognuno chiede qualcosa. La sfiducia verso il sindaco è talmente alta ormai che probabilmente per tutte le umiliazioni portate avanti da questo Partito Democratico ormai ognuno chieda qualcosa in cambio per rimanere accanto a lui.